Buonasera e benvenuti a CoopTG, la rubrica quotidiana di Cooperative Italia che vi segnala le notizie principali dal mondo della cooperazione e dintorni. L'associazione Carta di Roma ha pubblicato un rapporto molto interessante sul rapporto tra immigrazione e mass media. Secondo questa indagine, i fenomeni migratori sono diventati ormai quasi ordinari, sia sui principali quotidiani nazionali che sui TG. Siamo passati infatti alla fase della metabolizzazione e della politicizzazione degli eventi legati all'immigrazione. Le morti nel Mediterraneo, ad esempio, trovano sempre meno spazio nei TG per lasciare il posto agli esponenti politici, che usano ormai l'immigrazione come strumento di propaganda politica. Nei telegiornali, invece, sono assenti le voci dei migranti, che vengono per lo più rappresentati come dei soggetti passivi e non come degli individui capaci di raccontare la loro storia. Nei social invece, sottolinea il rapporto, assistiamo alla deumanizzazione del linguaggio sull'immigrazione. Vengono utilizzati infatti toni violenti e discriminatori che trasformano la discussione in uno scontro politico e ideologico. Il Ministero dello Sviluppo Economico presenterà a breve un decreto che cambierà le modalità di utilizzo dei buoni pasto. Sono più di 4 milioni i lavoratori sia pubblici che privati che ricevono i ticket da parte dei propri datori di lavoro. Al momento però, almeno dal punto di vista formale, è vietato cumulare i buoni pasto per fare la spesa. Con l'obiettivo così di aumentare i consumi e di aiutare quelle famiglie che utilizzano i ticket per fare la spesa, si è deciso di renderli cumulabili e di fissare il limite di utilizzo in 10 buoni pasto. Il provvedimento stabilisce inoltre che non sarà più obbligatorio riportare il nominativo del titolare, ma basterà semplicemente la sua firma. La legge ha ricevuto il via libera da parte dell'ANAC e sembra che il Consiglio di Stato possa dare il proprio parere positivo a breve. La Regione Emilia-Romagna ha varato nei mesi scorsi una legge sulla promozione ed il sostegno dell'economia solidale. Come evidenziano gli ultimi dati di Altroconsumo, nell'ultimo anno il 70% dei consumatori ha effettuato un acquisto etico ed in generale i consumatori ritengono che le istituzioni debbano indirizzare le grandi aziende a rispettare i diritti dei lavoratori e l'ambiente. La Regione Emilia-Romagna ha deciso così di regolamentare l'economia solidale, rendendola un vero e proprio modello sociale ed economico che si basa sui principi dell'etica, del rispetto della persona e della tutela del patrimonio culturale. Per applicare al meglio la nuova legge, la Regione ha istituito un forum regionale dell'economia solidale, all'interno del quale sia i cittadini che le organizzazioni potranno proporre dei progetti e delle linee di azione da seguire sul territorio. Se volete partecipare al forum avete tempo fino al 15 marzo per iscrivervi. Le fondazioni di origine bancaria hanno stanziato 120 milioni di euro anche per l'anno 2017 per i bandi sulla povertà educativa. Nei mesi scorsi le fondazioni del governo hanno istituito un fondo per rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica che impediscono ai bambini e agli adolescenti di avere una buona educazione scolastica. Per questo motivo, l'anno scorso sono stati indetti due bandi. Il primo si chiama Prima Infanzia e si pone come obiettivo di migliorare i servizi educativi dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Si cerca ad esempio di rendere accessibili gli asili nido anche alle famiglie indigenti. C'è poi il bando Adolescenza, che promuove progetti che contrastino l'abbandono scolastico tra gli adolescenti. Per quest'ultimo avviso c'è ancora tempo fino all'8 febbraio per presentare la domanda di partecipazione. Chiudiamo come sempre con gli appuntamenti. Domani alle ore 10 presso l'auditorium dell'Ara Pacis a Roma si terrà l'evento 130 anni di cooperazione, organizzato dall'Alleanza delle Cooperative Italiane. Nel corso dell'iniziativa interverrà anche la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Queste le notizie del giorno che trovate come sempre sul nostro sito cooperativeitalia.it. Vi diamo appuntamento a domani.